meravigliosa, adesso è una cosa pessima. Non dico altro per non dare il troe. Parla il titolare di una storica osteria a due passi da via Vogari, che racconta come in ben 70 anni di attività abbia visto radicalmente cambiare la città. Preoccupazione per una violenza crescente dunque anche da parte dei ristoratori. Devono fare qualcosa, ma con molta velocità. Da donna ho paura, ho anch'io le mie angosce nel muovermi all'interno della mia città, tra l'altro, e qui adesso a qualsiasi ora del giorno, perché non c'è più un orario. Cerchiamo di non essere mai da soli, anche al mattino se arrivo presto, perché ho i fornitori che arrivano presto, dopo una certa ora mi richiudo a chiave finché non arrivi il papà o il fratello o il personale. Di solito è una zona tranquilla e siamo rimasti a sentire che anche qui non siamo più tranquilli, però mancano le luci anche di sera sulla via Pascoli, è sempre buio. Mi sembra strano che possano succedere queste cose, perché rimani, ieri appunto abbiamo letto la notizia e abbiamo sentito anche gridare, perché alla fine non lo so. A parlare è una residente della zona che non si capacita di come un fatto del genere possa essere successo. Per me Treviso è la città perfetta, noi stiamo benissimo. Solo che poi ci dispiace quando sentiamo che ci sono questi episodi come in Piazza Borsa e come si lì al PAM, che tanta gente dice che viene aggredita e così, allora dispiace, però posso dire che noi qua viviamo bene. Poi ci dovrebbe essere, magari non so, a fare qualcosa che fa sì che anche le persone di una certa età, perché adesso poi verrà avanti l'inverno, poi non escono perché hanno paura. È un problema che bisognerà tentare di risolvere in qualche modo, perché mi pare che ultimamente si stiano moltiplicando questi episodi. Mi auguro che insomma sindaco, amministrazione, polizia e nel concorso comune riescano a trovare una buona soluzione rapidamente. Alleggia un senso di amarezza tra le vie del centro, sentimento che smorza anche la speranza che le numerose telecamere che l'amministrazione ha annunciato verranno installate nel centro possano essere utili a prevenire questo tipo di fenomeni. Forse queste persone magari non gli può interessare, non gli importa niente delle telecamere, perché non si rendono neanche conto che ci siano, no, perché quando sono magari alterati non si rendono conto.